Oggi ci occuperemo velocemente di come risuscitare un vecchio disco che altrimenti andrebbe buttato perché praticamente è troppo rovinato. Non avremmo sicuramente un risultato al 100%, ma andremo a recuperarlo a livello del 30, 40, 50%. Ma vediamo come fare. Quella che sto per descrivere è una tecnica, diciamo, d'urto che si può utilizzare partendo dal disco vinilico rovinato. Tutto quello che ci serve è il nostro disco, della colla vinilica, normale colla vinilica, un pennello e un po' di carta per non sporcare il nostro ripiano. La tecnica consiste nel ricoprire tutto il disco della nostra colla vinilica, entrerà nei solchi, intrappolando con sé tutta la polvere dentro i solchi e, come vedremo in un successivo step, andremo a rimuovere delicatamente la pellicola vinilica che si sarà formata, rimuovendo anche gran parte dello sporco che altrimenti non avremmo potuto rimuovere con gli attuali mezzi a disposizione. Facciamo attenzione che la colla sia abbastanza liquida, non solida. In caso la allunghiamo leggermente con un po' d'acqua in modo che possa penetrare a fondo in quelli che sono i solchi del nostro disco e con un pennello affondiamo la colla vinilica nei solchi facendo una buona pressione all'inizio, aiutandoci con tutte e due le mani. Teniamo fermo al centro il disco e facciamo una buona pressione in modo tale che la colla vinilica entri perfettamente dentro i solchi del nostro disco. Chiaramente, dopo una prima mano così, aggiungiamo ancora un po' di colla. E continuiamo a farla penetrare dentro i solchi del nostro 33 giri. Adesso non ci tocca che aspettare 24 ore in modo che la colla asciughi perfettamente, dopodiché andremo a rimuoverla, rimuovendo gran parte dello sporco, sperando di recuperare questo disco che ha quasi mezzo secolo. Abbiamo aspettato 24 ore che asciugasse con l'ausilio di un cutter, io già l'ho fatto, cominciamo ad alzare delicatamente un lembo del nostro disco. Cercando di avere più presa possibile. Come vedete la pellicola comincia a staccarsi dal disco e con molta delicatezza si fa tutta l'operazione su tutto il disco.
che è stato fatto è quello di aver pizzicato la carta del disco con la colla vinilica. Questo è un errore che dobbiamo stare attenti a non fare. E questo è il nostro disco privo della colla vinilica. Ricordo che prima del trattamento con la colla vinilica questo disco era praticamente inascoltabile perché oltre a saltare continuamente aveva un fruscio impressionante. Lo inseriamo nel nostro sistema analogico. Quando s'addorme l'ultimo raggio Proviamo un altro punto del disco. luna. Che ti dice a così dolce tu tu. Io picchia divento pazzo, e se non mi vuoi m'ammazzo, e non posso mai più sapere cu. Luna, chiamana a te. Sempre a me, ma che sta luna, tata lontana luna da Bene, grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale Studio Recording Palagonia, di cliccare la campanella e ci vediamo in un prossimo video. I follow Studio Recording. What about you? Join now!